con sacrifici, gli esorcisti hanno confermato che è una notte diabolica che tende a sopprimere, vuole sopprimere il culto dei santi e dei morti. Il demonio odia, soprattutto oggi, il demonio odia la purezza dei bambini, il cuore puro dei bambini oggi. Purtroppo abbiamo anche lo gender nelle scuole. Il demonio odia la purezza dei bambini e disturba i bambini attraverso, ecco, queste zucche che poi, queste zucche rappresentano il demonio alla fine, quindi scheletri, i vampiri, la zucca è il simbolo proprio del demonio. Infatti l'esorcista Bamonte ha detto, tante volte ha dichiarato, il noto esorcista Bamonte ha detto che tanti bambini possono essere davvero disturbati, no? Trapelando in tantissime negatività. Tant'è così, sono riscontrati anche delle crisi e attacchi di epilessia, di grave epilessia, perché in qualche modo il demonio può entrare, può in qualche modo infiltrarsi, può dare delle negatività. Nella notte di Halloween, allora dobbiamo contrabbatterla, cioè noi dobbiamo, nella notte di Halloween, che poi entra la vigilia della solennità di tutti i santi, quindi via Halloween. Via Halloween e sia la festa di tutti i santi, no? Quindi accendiamo un bel cielo davanti, no? Ai davanzali delle nostre finestre, tutti accendiamo questo grande cielo, no? Nella notte dei santi, non di Halloween, che sia soppressa questa festa di Halloween, che è una falsa festa pagana, quindi sia la solennità di tutti i santi, accendiamo un bellissimo cielo per allontanare quindi tutte le varie negatività. E usiamo, ecco, stiamo dimenticando i cosiddetti sacramentali. Usiamo, torniamo ad usare i sacramentali che in questo tempo hanno un grande potere. E i sacramentali, i demoni hanno paura dei sacramentali. I ceri benedetti, facciamo benedire dai parroci ceri, il sale esorcizzato, l'incenso, l'olio. L'acqua benedetta, aspergiamola, prendiamo anche diverse bottiglie di acqua benedetta, aspergiamola dentro le nostre case, macchiamoci anche noi, segniamoci con il segno della croce più volte durante la giornata e facciamo benedire questi sacramentali dal sacerdote, questa è la cosa importante. Adesso ci possiamo fermare.